Sorrento, maratona Sorrento Positano 2021, ultra Antonio maratona, Mamma, ultra, maratona. Hai fatto la 54? La 54 chilometri, sì, alle 7 di stamani la partenza e abbiamo già preso tanta acqua già da prima di partire. Perché correre e fare l'atletica, Antonio? No, diciamolo ai nostri amici di Positano News, noi siamo particolare ultramaratona, in particolare ultramaratona, cioè l'ultramaratona sapete sono le gare che vanno oltre la distanza di 42-195. Io diciamo sono uno specialista dell'ultramaratona perché sono stato 5 volte in nazionale, maglia azzurra, delle 24 ore però, non delle, diciamo delle 24 ore che sono gare. Io ricordo Calcaterra. Calcaterra è fortissimo, il Re Giorgio per la scelta. Senti, ma parliamo di te, diciamo questa corsa è stata molto semplice, agevole, oppure no, è stato meglio o peggio come te l'aspettavi? È molto più dura di quello che mi aspettavo, perché tanta... ieri abbiamo fatto la ricognizione del percorso e già mi sono accorto lì che i tempi avevo nella testa, dovevo cancellarli tutti perché dovevo rallentare, era dovevo dura. Affrontarla in un altro modo perché era molto più dura di quello che pensavo. E 1500 metri di dislivello parlano chiaro. Sì, è stata diciamo i punti d'Agata più difficili, quali sono stati? E i punti più difficili diciamo a questo Sant'Agata, Sant'Agata sì, che c'era la pioggia, c'è questo, sì, c'è un paio di chilometri di salita abbastanza dura, c'è della medaglia, sì, dopo 35 chilometri, 2 chilometri impegnativa, poi sotto l'acqua una pioggia battente incredibile, non si vedeva nulla. Però è stata bella, ti è piaciuto, ti è piaciuto. Io sono le tessile, fibre tessili, prato e tutto le tessile. Ok, iniziare il tessile. E diciamo, sicché io diciamo da sempre a 40 anni sono nel settore tessile. Ti alleni la mattina? Sempre all'ora di pranzo. Oh, sempre, non salto mai.